Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Qui chi è quest'oggi? Siamo tornati su Clash Mini e oggi andiamo a parlare del nuovissimo bilanciamento che arriverà, come scritto qua, in 3 giorni e 17 ore. Nel video di oggi reagiremo a tutto il nuovo bilanciamento che è stato rilasciato in pratica ieri notte, che arriverà il 4 maggio. Vedremo tutti i cambiamenti, perché ci sono cambiamenti pure al gioco e all'economia, oltre che a tutti i nuovi mini e ai gizmo. E iniziamo. Stamattina è apparso a tutti quanti una specie di avviso col nuovo giorno del reset e tutte le ricompense che ci andranno a dare. Come vediamo qua ragazzuoli, infatti ogni mese adesso avremo il reset, e il reset che avviene fra qualche giorno sarà il primo reset di tutta la storia di Clash Mini mensile, quindi molto molto bello. Come ricompense, se arriviamo a leggenda, otterremo 5000 di oro e 300 crystal coins. Non ci servono proprio a nulla, ma comunque andare a collezionare tutti questi crystal coins prima o poi li potremo utilizzare per qualcosa. Anzi, ditemi nei commenti voi quanti crystal coins avete al momento nel vostro account, perché io ne ho davvero troppi, più di 1300, e andando avanti con le stagioni ne avrò sempre ma sempre di più. Ma andiamo a vedere i nuovi seasonal content, i nuovi contenuti che arriveranno nella prossima stagione del 4 maggio. Vi ricordo che questa stagione doveva uscire l'1 maggio, ma non è stata rilasciata perché giustamente l'1 maggio è festa e non c'era gente che poteva lavorare o controllare i bug. Ma comunque io direi che possiamo iniziare col bilanciamento vero e proprio. A quanto ho capito ragazzuoli, il Barbarian King è stato totalmente distrutto, non è più forte come prima, quindi mi sa che hanno fatto un bilanciamento proprio distruttivo, anche se molti hanno parlato di un bilanciamento abbastanza inutile, essendo che non sono cambiate tantissime cose. Barbarian King, eccolo qua, terza abilità. Quando l'HP del Barbarian King arriva all'1 di vita, quindi al minimo della vita, diventa inattaccabile per un secondo. Però prima era 2 secondi, quindi ragazzuoli è stato diminuito lo shield che viene dato ogni volta giustamente per round. Questo qua è un bilanciamento per il Barbarian King abbastanza forte, perché il Barbarian King rimaneva in vita e consentiva di dare un sacco di HP e di attacco per velocità all'arcierina proprio grazie a questo shield. Quindi un ottimo aggiornamento per gli eroi. Continuiamo, Natureborn. Prima abilità. Il livello 2 dà un più 4 di HP da 3, quindi è stata boostata, è stata buffata. E il livello 4, come il livello 2, dà un più 4 invece di un più 3. Quindi la Natureborn, ragazzuoli, mi sa che sarà molto forte, essendo che qua sono stati potenziati i livelli di cura, quindi molto molto devastante. Possiamo già iniziare a capire probabilmente quale potrebbe essere il prossimo meta. Vediamo, Royal Champions. Allora, la Royal Champions, come tutti voi sapete, è ingiocabile da tipo 5 stagioni, quindi forse è arrivato un cambiamento. Quindi il boost che viene dato alla Royal Champions è stato aumentato da 0.8 e prima era 0.7, quindi un 0.1 di attack speed. Niente di che. Non lo so ragazzuoli, secondo me la Royal Champions potrebbero tranquillamente eliminarla dal gioco, perché quando la potenziano è rottissima, quando la nerfano è ingiocabile, quindi proprio non c'è una via di mezzo per la Royal Champions. Ma passiamo ai mini, che sono molto interessanti. Arcierina, molto bene. Arcierina che insieme al Barbaro vediamo che sono rottissimi. Base di attacco dello speed, quindi lo speed che viene aumentato, è stato ridotto da 0.5 a 0.6, quindi un 0.1 di velocità in meno. L'abilità base del Rage, ok, quella lì della furia che dà ogni colpo, è stato cambiato il tempo di danni che deve fare di attacchi da 15 attacchi a 10 attacchi, quindi è stato diciamo nerfato e buffato allo stesso tempo. Ora passiamo alla nostra Valkyria. Vediamo la Valkyria che cosa è cambiato. Dalla terza stella riduce la cura dei nemici del 66% per 2 secondi, prima invece era 75%, quindi adesso è stata nerfata pure la Valkyria. Ci può stare perché era abbastanza forte, ma nemmeno così tanto. Quindi adesso la Valkyria toglierà l'HP curabile alle persone che si possono curare, come la Healing Ranger o il Barbarian King. Poi passiamo subito dopo al Wizard. La seconda stella, sempre della cura anche questa, è stata diminuita al 66% per 2 secondi e prima del 75%, quindi la stessa identica cosa sia per Valkyria che per Mago. Per intenderci, stiamo parlando di questa stellina e anche di questa qua che è la terza stella, quindi è stato tutto diminuito di una buona percentuale. Proseguiamo con un Fisherman. Qua non è che c'è un vero e proprio buff o nerf, è stata cambiata mi sembra solamente la stoppabilità della sua lunghezza d'urto tramite l'ancora del pescatore. Nessun cambiamento troppo rilevante mi sembra. Continuiamo col Gran Cavaliere. A quanto ho capito lui sarà rottissimo. Base dell'HP, quindi l'HP base è stato aumentato da 22 e prima era 20, quindi un più 2 di HP. E la base di attacco speed, quindi la base di velocità normale, è stata abbassata da 0.45 e prima era 0.5, quindi un 0.5 in meno. Ci può stare, giustamente un Gran Cavaliere deve avere tanta vita. Continuiamo con un bel Bocciatore, che è l'ultimo mini della giornata. La prima abilità, lo strike, adesso fa un più 3 di danno e prima faceva un più 2, quindi secondo me il Bocciatore farà molto molto danno e sarà buono da utilizzare magari contro le truppe da lontano. Non so, c'è una strega o un arcierino in lontananza, un bel Bocciatore adesso fa più 3 di danno. È stata cambiata una cosa pure molto importante, la rotazione di gizmo. Adesso avremo per ogni settimana 3 gizmo diversi, ci può stare. Quindi i gizmo saranno sempre gli stessi, quindi i deck cambieranno ogni settimana. Molto bella come idea, vedremo. Ancora non posso dirvi niente se mi piace questa situazione, ma potrebbe essere molto molto buona. La rotazione inizia l'8 maggio, ok. Abbiamo pure dei potenziamenti per la Torre del Re, 20% in più di target gizmo, e prima era il 25%, quindi è stato nerfato, e
non ci credo, ragazzuoli, il corno da guerra è stato buffato da un 40% di attack speed e prima del 30%. Perché l'hanno buffato? È già rottissimo. Ora qua ci sono un paio di bug che mi sa che hanno sistemato. Archer Queen, terza ability, hanno sistemato il bug del livello 4. Ma adesso passiamo alla cosa ancora più importante: gli altri cambiamenti, gli altri change e bug fix, che sono la cosa, a parer mio, molto molto importante. Il mini pass 2, quello molto molto bello che andremo a shoppare ovviamente, ragazzuoli, quindi un bel like, iscrizione per altri contenuti del genere, arriverà il 5 maggio, perfetto. Il mini pass adesso conterrà significative ricompense, molto molto più succulente per tutti i giocatori. Però cambierà anche il prezzo normale. Invece il pass plus, quello lì più avanzato con la skin e l'avatar e le mod, rimarrà dello stesso prezzo, quindi mi sembra che fossero 10 euro, mi potrei sbagliare, adesso non ricordo. Cambia lì lo change, quindi adesso la scalata nelle ranked play della Legendary League, quindi dell'ultima, l'ultimo stadio delle ranked, adesso le win e le lose avranno un significativo cambio di coppe, quindi quando vincerai otterrai un sacco di coppe in più o pochissime, e quando perderai ne otterrai tante ma tante di meno. Quindi mi sa che questa classifica, ragazzuoli, diventerà davvero davvero drastica e molto molto da tryhardare, un po' come le scorse season. Vediamo come sarà questo elo change. È stato aumentato l'oro ottenibile tramite le partite giocate. La contessa, come già svelato in qualche altro video, sarà disponibile nel negozio per 2000 crystal coins a partire dal 25 aprile. Quindi, ragazzuoli, mi sa che qua ci sono cambiamenti molto molto buoni, pure per far risparmiare persone, perché vi ricordo la contessa costava ben 200 se non 300 gemme. Adesso i mini saranno sbloccabili usando i frammenti dei mini, mi sa che è una nuova cosa disponibile con loro, quindi mi sa che ci sono cambiamenti pure all'ottenibilità e al modo di sbloccare i vari mini, probabilmente tante cose belle. Ok, gli eventi saranno sbloccabili a livello 14 per i nuovi giocatori, prima era il livello 9, quindi hanno aumentato la possibilità di sbloccare gli eventi. Cosa molto importante per gli event pass, adesso contengono cose molto molto migliori, ricompense più succolenti, quindi oltre ad avere l'avatar avremo pure delle gemme, crystal coins e tante ma tante più cose. Però giustamente, ragazzuoli, anche il prezzo di questo event pass è stato aumentato a ben 5 euro. Adesso non sarà più 1 euro o 2 euro, adesso sono 5 euro, è stato aumentato un pochino. Molto bella questa cosa. Adesso i giocatori possono ottenere da 4 ad 8 reward boost, giustamente per gli eventi free ne potete ottenere 4, e a pagamento tramite l'event pass ben 8, quindi adesso si potrà scalare in modo molto più semplice. Però giustamente queste ricompense e reward boost si otterranno in modo più lento, da 8 ore 12 ore e per chi shop da 4 ore 8 ore, ci può stare. Adesso però c'è una cosa molto importante: le reward boost aumentano il nostro guadagno non del 5% come in precedenza, ma ben del 20%. È sistemato il bug degli avatar che non si vedevano al lato destro degli eventi, stati i vari audio di alcune skin come quella del cowboy e varie sistemazioni per gli eventi. Quindi, ragazzoli, qua abbiamo fatto un riassunto gigantesco di questo nuovo bilanciamento gigante che arriverà su Clash Mini tra ben 3 giorni 17 ore. Non vedo l'ora di shoppare, di fare cose mistiche. Prima di concludere, sono messo così, è arrivata pure la nuova missione per ottenere questo avatar, mi sa che devo iniziare a tryhardare per completarla. Missioni stagionali stiamo quasi per terminarle e quelle delle carriere sono tutte finite. Quindi, ragazzuoli, io spero che questo video molto interessante del nuovo bilanciamento di Clash Mini vi sia piaciuto. Ditemi nei commenti cosa ne pensate, se vi piace questo bilanciamento, se credete che hanno fatto delle cose totalmente a caso. Guardate i video che sono appena apparsi qua accanto, che sono un più bello dell'altro. Fate l'abbonamento per supportarmi, ma soprattutto per supportare Clash Mini fino al lancio globale. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao.